Sarà inaugurato giorno 15 l'osteria restaurato del seminario insieme all'atrio. L'inaugurazione è stata preceduta da una giornata di studio legata all'attività del MAB, Musei, Archivi e Biblioteche Aperte. L'osteria che viene restituito alla comunità del seminario, prima di tutto, che è quella che lo vive, lo abita e quindi un monumento vivo, viene restituito alla città poiché diventa uno spazio che è aperto e accoglie nel suo interno. Grazie all'intervento di restauro che è stato realizzato, abbiamo avuto la possibilità di acquisire nuove informazioni sulla storia dell'osteria, che in alcuni casi hanno confermato quello che già conoscevamo, in altri ci hanno dato nuove acquisizioni, come la scritta che si trova sul portale, piuttosto che le incisioni che troviamo, ma che ancora oggi si manifesta come uno dei posti più importanti della nostra città. Continua così l'azione dell'Arcidiocesi nel recupero, ma non solo nel recupero, ma anche nella valorizzazione dei monumenti che vengono recuperati, perché tutto ciò che possiamo recuperare cerchiamo di mettere in rete e porlo sotto fruizione. Non posso che essere ovviamente grato e onorato di aver contribuito alla realizzazione di questo progetto insieme agli architetti Andrea Cone e Claudio Moncada e con la consulenza scientifica preziosissima del professore Ventimiglia dell'Università di Palermo. Credo che sia stato questo progetto poi un'occasione straordinaria di conoscenza della nostra storia, della nostra identità, di quelle che sono le radici della nostra città. Aver rimesso in luce quello che è l'impianto dell'Osteria Chiaramontana di Agrigento, credo che abbia arricchito e impreziosito il nostro centro storico, dando la possibilità a tutti i cittadini anche di rendersi conto di quello che è realmente il valore storico e documentale di questo monumento. I lavori di restauro hanno ovviamente seguito un iter il più scientifico possibile, all'insegna della conservazione critica e del rispetto di quella che è la materia storica. Quindi esprimiamo insomma grande soddisfazione e ringraziamo per l'opportunità che abbiamo avuto di poter lavorare in questo preziosissimo contesto.